Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi sarà relativo ai miei libri preferiti del 2016. Effettivamente nel 2016 ho letto veramente tantissimo, quindi stavo facendo la book challenge, non sono riuscita a finirla purtroppo, però la stavo facendo, quindi effettivamente ci ho dato dentro con i libri. Ho scelto per questo video soltanto i libri che mi sono piaciuti, quindi tutti quelli che invece non mi sono piaciuti non ne ho neanche parlato. Quindi proprio li elimino, cercherò probabilmente di venderli su Depop, adesso vedremo. Comunque, parlo soltanto di quelli miei preferiti di quest'anno. Allora, parto con il mio preferito in assoluto, che è stato questo, che si intitola Orme di Robin Davidson. Praticamente questo libro parla di questo viaggio che ha fatto negli anni 70, sì, 77, Robin Davidson, attraverso l'Australia. Praticamente lei è una donna che è partita da sola attraverso i deserti australiani ed è andata appunto semplicemente portandosi dietro dei cammelli del suo cane. E quindi è diciamo un romanzo di viaggio che racconta la storia di questa Robin Davidson che ha collaborato anche con il National Geographic, perché scrive con il National Geographic adesso. E è un libro veramente bellissimo. Se vi piacciono cose di viaggio, tutto il femminile, questo è uno di quei libri assolutamente da leggere. Poi passo invece con uno di cui vi ho parlato più volte, però diciamo che volevo farci un video soltanto su questo libro, poi alla fine non ce l'ho fatta, mi è passato di mente. Il libro in questione è questo, Sette riti di bellezza giapponese, e diciamo che è un libro molto semplice, molto veloce da leggere, quindi non è una cosa di romanzo, in cui fa vedere quali sono i metodi migliori che utilizzano le donne giapponesi per avere una pelle e dei capelli perfetti. Quindi questo, secondo me, è un buon libro beauty, diciamo. Poi, altro libro che mi è piaciuto tantissimo, è stato questo qui, che avevo acquistato, in occasione della mostra di Steve McCurry che si era tenuta a Venaria. E mi ricordo infatti che mi era piaciuto tantissimo questo libro, in cui pa si parla, è scritto da Gianni Riotta, quindi come se fosse una specie di intervista a Steve McCurry. Ogni capitolo è una parte, diciamo, della sua vita, in cui racconta quali sono stati gli avvenimenti che hanno portato poi a determinate foto. Quindi è una cosa molto, molto bella. Anche questa, per chi sogna di viaggiare e chi sogna magari di non stare in Italia, questo è uno di quei libri assolutamente da leggere, soprattutto anche se vi piace ovviamente la fotografia. Poi, altro libro che mi è piaciuto parecchio, completamente diverso dagli altri, quindi è semplicemente un romanzo, e questo qui si chiama The Martian, Il sopravvissuto di Andy Weir. Praticamente mi è stato regalato questo a Natale dell'anno scorso, no, del 2015, e mi è piaciuto tantissimo. Diciamo che il libro, mentre il film fa apparire questo personaggio quasi come se fosse uno sbruffone, so tutto io, nel libro mi è piaciuto molto perché questa persona effettivamente sembra molto intelligente, quindi si capisce da dove arrivano i suoi ragionamenti, perché fa certe cose per sopravvivere su Marte, quindi tutte queste cose che effettivamente sono importanti secondo me, perché nel film vengono perse, non si capiscono i suoi ragionamenti, non si capisce perché fa certe cose, ne compie alcune altre, quindi questo secondo me è uno di quei libri che va letto al posto del film, ecco, in quel senso lì, o se avete visto il film per completarlo, perché questo vi fa capire meglio com'è la storia di questo personaggio. Un altro che mi è piaciuto molto, che avevo preso in offerta, se non sbaglio, la Mondadori, è questo qui, di Gail Forman, Resta anche domani, ed è praticamente, adesso non me lo ricordo, l'ho letto parecchio tempo fa, è la storia di questa ragazza in coma, dopo un incidente, e praticamente di tutto quello che capita mentre lei è in coma. Quindi la sua domanda infatti è cosa rimane di lei adesso, per cui valga la pena restare anche domani, quindi perché ha perso, mi sembra, tutta la famiglia, insomma, quindi è una cosa toccante, un romanzetto molto semplice, insomma, quindi tranquillo, se volete leggerlo è carino, insomma, è leggero. Un altro che mi è piaciuto tantissimo è stato questo di Dario Fo, Darwin, Ma siamo scimmie da parte di madre o da parte di padre. Anche questo l'ho comprato e l'ho letto parecchio tempo fa, quindi non ricordo esattamente su cos'era, ma era sulla teoria di Darwin e come anche viene vista dagli altri, quindi che è una teoria che potenzialmente poteva dar fastidio a molte persone. Infatti là questa domanda è un po' ironica. Poi, ne ho soltanto più due da farvi vedere. Un altro che mi è piaciuto parecchio è stato questo qua, Indonesia Ecce di Elizabeth Pisani. Un altro libro di viaggi, fondamentalmente. Questo è un viaggio attraverso l'Indonesia. Viene spiegato un po' di tutto, quindi si parla un po' di politica, si parla un po' diciamo, del susseguirsi di vari.
come dire, politici all'interno della vita proprio di questo paese, e com'è questo paese, quindi cosa capita. Questo è un viaggio proprio attraverso tutta l'Indonesia, quindi se per caso magari qualcuno di voi sta pianificando un viaggio in zona, questo libro secondo me è uno di quei libri da leggere sull'Indonesia. L'ultimo libro che vi faccio vedere, anche questo è un romanzetto molto semplice, che ho letto durante il mio viaggio in Corsica, ed è questo di Salvatore Basile, Lo strano viaggio di un oggetto smarrito. E, è un romanzo molto semplice che a me ha ricordato tantissimo La solitudine dei numeri primi, perché ci sono questi due personaggi un po' particolari, con abitudini decisamente particolari, un po' strane e per certi versi quasi, non dico patologiche perché non sono patologiche, però ci si avvicinano e si incontrano, e da lì nasce tutta questa storia. E diciamo, tutto il filo conduttore di questo libro è proprio il viaggio di un oggetto smarrito. Quindi poi, insomma, se vi interessa questo qua, non vi dico oltre perché è veramente carino, questo mi ha entusiasmato. È un romanzetto molto semplice, quindi da lettura magari se uno magari va in treno da qualche parte, è molto veloce anche da leggere, però effettivamente a me è piaciuto tantissimo, è entusiasmante. Allora, vi ho fatto vedere solo i miei libri proprio preferiti, quindi non tutti quelli che ho letto nel 2016. Io spero che il video vi sia piaciuto e che i libri che ho letto possano piacervi. Intanto vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!